Buonasera amiche e amici rossoneri del canale YouTube ACM Style. Oh, possiamo festeggiare? Mazza quanto è calda. Buonasera, possiamo festeggiare? Festeggiamo, festeggiamo perché finalmente il Milan batte un colpo? Sì, dai, sì, il Milan batte un colpo. Possiamo essere orgogliosi di questa, di questo primo colpo? Probabilmente sì, ragazzi, probabilmente sì. Intanto io sono orgoglioso di quello che ho creato qui e di quello che ho fatto sul secondo canale, perché ho creato il secondo canale che si chiama Milan Futuro, l'unico ed originale, non ce ne sono altri, non è vero, forse uno o due, però è nato da una settimana, quindi credo che sia fra i primi. Qui sotto link in descrizione, fate un favore a un fratello rossonero, aiutatemi a crescere. In realtà in due giorni è già cresciuto abbastanza, 180-190 iscritti, quindi continuate a farlo per favore, io di contro porterò dei contenuti anche di là, quindi di là iscrivetevi al canale Milan Futuro e di qua obiettivo 17.000. sapete che quando io mi avvicino ciclicamente a un obiettivo, che si parla di millini, vi rompo sempre le scatole. Manca poco, chi guarda i video e non si iscrive al canale, fatelo per favore, manca poco, e poi dovrete subirmi, dovrò subirmi il 17.000 fino a quando non diventerà 18.000. Speriamo che 17.000 non mi porti fortuna, non mi porti sfortuna, volevo dire. Ma intanto, a proposito di numeri, la lunga attesa è praticamente finita, o meglio, sta per finire. Alvaro Morata ha detto sì all'offerta del Milan. La comunicazione al club rossonero pare che sia arrivata addirittura questa mattina direttamente dal capitano spagnolo neocampione d'Europa, dopo il successo appunto nella finalissima con la sua Spagna. Praticamente sono usciti fuori anche i dettagli dell'accordo. Sta per mettere la firma su un contratto addirittura quadriennale, con opzione sul quinto addirittura, a circa 5,5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Quindi il club rossonero verserà nelle casse dell'Atletico la famosa clausola da 13 milioni di euro più le tasse previste. Un colpo voluto fortemente dallo stesso Ibra, che è sceso in campo in prima persona per convincere il campione d'Europa a sposare la causa rossonera. Tanto è vero che Ibra, Moncada e Kiroski ieri sera erano a Berlino e dopo aver assistito alla partita finale sono rimasti in contatto subito dopo con Alvaro Morata e il suo entourage e hanno concordato insieme come procedere per siglare questo accordo. In queste ore si sta attivando tutta la macchina burocratica ma anche diplomatica. Lo spagnolo ha optato per il sì e vuole parlare direttamente con il presidente Cereso, probabilmente nella giornata di domani, martedì 16 luglio, per comunicare la sua decisione. Dall'altra parte il Milan non vuole effettuare subito il pagamento, ma vuole aspettare la comunicazione insomma di Morata e vuole avvisare anche l'Atletico delle intenzioni di pagare la clausola. Questa è per una questione di bon ton e dei famosi buoni rapporti di vicinato, no? Questa è una cosa importante. Tutto questo dovrebbe richiedere all'incirca più o meno 48 ore, non di più. La tempistica che si può stimare per chiusura di questo affare sono più o meno 48-50 ore. Questo più o meno, ora in più, ora in meno, chi se ne frega. L'importante è che la trattativa venga finalmente conclusa. Mercoledì, dunque, potrebbe essere la data utile per le visite mediche che, come si è detto, molto probabilmente il Milan le farà svolgere lì in Spagna e non qua in Italia. Tutto pronto quindi per Morata, che ancora per qualche ora si godrà ovviamente la sua vittoria meritatissima all'europeo. E ricordo che ieri alla domanda al Milan si muove, lui ha risposto è il momento di festeggiare, poi andrò in vacanza e sul ritorno, scusate mi sono perso qualcosa, sul ritorno in Serie A sono contento, comunque da vedere, vediamo quello che succede. Ed è questo quello che alla fine è questo poi quello che faremo e quello che farà il Milan, insomma, no? Lui è stato abbastanza vago perché comunque non voleva ovviamente rivelare quelle che erano le intenzioni sue e del Milan per chiari, diciamo, accordi personali intercorsi fra lui e la società Milan, però alla fine
alla fine ha detto sì al Milan. Quindi possiamo ufficializzare, io oggi avevo posto il dubbio che ciò potesse succedere, perché l'anno scorso già era successo che Morata alla fine si era tirato indietro, invece no, quest'anno, questa volta ha detto sì. Tra l'altro il presidente Ceresso in persona è stato intervistato e ha chiesto a Morata: andrà via, andrà al Milan? E lui ha risposto: sì, pare proprio che vada al Milan. Quindi una conferma in più di questa operazione, quindi Morata sarà rossonero, ragazzi. Siete contenti? Io sì e no, nel senso, il Milan avrà una manovra d'attacco sicuramente molto più importante, molto più fluida, molto più pericolosa. Non credo personalmente che cambierà tanto la finalizzazione. Poi sono mie supposizioni e le tengo mie, no? Cioè, rispettatele, io rispetto le vostre, voi rispettate le mie. Secondo me non migliorerà di tanto la finalizzazione, ma sicuramente qualcosa migliorerà. Chiaramente la manovra del Milan, quella sicuramente, ed è per questo che io auspico che arrivi qualcun altro. Ora, fatto Morata, spero che sia il primo, ok? Di tanti altri, tantissimi no, tanti diversi colpi che dovrebbero arrivare in rossonero, dovrebbero diventare rossoneri. Si sta guardando adesso per l'altro attaccante, perché ce ne vuole un altro, ricordatelo, solo Morata non può bastare. Di questo accordo mi preoccupa solo un contratto così lungo, sinceramente, perché 4 anni più opzioni sul quinto è veramente tanto lungo per un 32enne, ve lo dico sinceramente, anche perché va a scontrarsi, credo, con la politica del Milan di svecchiamento della rosa e di largo e giovani, no? Come spesso si è sentito dire. E anche perché poi a 36 anni Morata non è più futuribile, cioè nel senso non è più nemmeno rivendibile, a meno che non faccia dei campionati strepitosi, però è chiaro che vai a perdere, secondo me non vai a guadagnarci nulla quando Morata finirà di giocare. Ma ripeto, poi mi ha un po' stranito questo contratto del 4+1, perché per un giocatore di una certa età veramente tanto, secondo me, però è chiaro, posso comprendere che era l'unico modo evidentemente per convincere Morata, probabilmente, dico, e anche purtroppo sì, si è dovuti ricorrere comunque a un contratto lungo per convincere Morata a venire a Milano. Io ho questa sensazione, no? Perché diversamente e probabilmente non avremmo chiuso. Però adesso bando alle ciance, bando alle chiacchiere, alle polemiche. Ora abbiamo un attaccante diverso forse dagli altri attaccanti, un po' simile per certi versi, attenzione a quello che dico, per certi versi a Giroud, ma per altri molto più all'interno della manovra del Milan. Quindi cambierà sicuramente qualcosa la manovra d'attacco, questo mi fa molto felice. Però devono arrivare anche i gol, ragazzi, devono arrivare anche tanti gol. Speriamo che sia presto a disposizione Morata e che presto possa far vedere comunque il suo talento, perché alla fine ne ha, non è che non ne ha. Ma mi aspetto un giovane attaccante di buone prospettive che possa aiutare Morata e che possa comunque far crescere questo Milan. Questo è quello che mi aspetto. Fatemi sapere se siete contenti, se siete felici, e se siete felici iscrivetevi ai due canali, ok? E se siete contenti scrivetemelo qua sotto, ditemi quello che pensate. Intanto vi auguro buona serata, sempre, comunque, ovunque, forza Milan e Milan futuro. Noi ci sentiamo domani e addio!